Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi un progetto veramente curioso, fantastico e adatto alla scuola, soprattutto ovviamente a chi vuole iniziare, quindi ai beginners. Stiamo parlando di un rover prodotto dalla Freenov che monta una tecnologia microbit. Abbiamo già visto progetti mirati alla didattica, come il caso della minicar di Eligo, ma questo progetto è abbastanza diverso. Come abbiamo detto, monta una DevBoard Microbit, un progetto pensato proprio per la programmazione grafica simile a Scratch, ma possiamo anche utilizzare una programmazione in Python. In ogni caso, noi ci concentreremo sostanzialmente sulla programmazione in microbit. Vedremo come utilizzarla, come caricarla e come configurare il tutto nella maniera più corretta. Come sempre partiamo dalla confezione. La scatola è in cartone, colorazione bianca, dove troviamo ampiamente tutti i dettagli di questo prodotto. È molto descrittiva, molto ricca, soprattutto nei dettagli. Abbiamo non soltanto l'elenco dei sensori che tra un po' andremo a vedere, ma abbiamo veramente di tutto, sia all'esterno che ovviamente anche all'interno. All'interno troviamo tutto confezionato a regola. Soprattutto il robot in questione non va assolutamente assemblato, cosa veramente molto rara. Tutta più dobbiamo aggiungere noi qualche cosa che consiste nel sensore a ultrasuoni e nella microbit. In dotazione abbiamo comunque un cavo USB che ci serve appunto per caricare lo sketch e non solo. Abbiamo anche manualistica di vario genere, ma la cosa più curiosa è un enorme foglio bianco con un percorso nero, che in realtà già conosciamo bene, l'abbiamo vista nell'Eligo, quindi questo ci fa già presagire che ci saranno dei sensori per la tracciatura. In ogni caso, ripeto, il cavo USB è micro USB USB, non eccessivamente lungo, ma non è nemmeno un cavetto striminzito. Il sensore invece ultrasuoni ha il suo apposito alloggio, va direttamente inserito come se fosse delle Lego. Possiamo dire così, in effetti. Nella confezione però manca la batteria che serve ad alimentare il progetto. Andrebbe inserita ed acquistata quindi a parte una batteria da 3,7 V modello 18650. Il costo per il produttore non sarebbe stato esoso, quindi consideriamolo un po' uno smacco. Il comparto in ogni caso tecnologico non è secondo a nessuno. Il microbit, al di là della sua grandezza e della sua facilità nella connessione, è dotata di due pulsanti LED a non finire, di una porta micro USB per il caricamento del programma e ovviamente un tasto di reset per resettare la scheda stessa. Per quanto riguarda invece il PCB è di colore nero ed è tutto saldato lì. Troviamo due fotoresistori, 12 LED RGB, un buzzer passivo, tre sensori TC-RT5000, due motori, un chip per il controllo remoto da Bluetooth e, sorpresa delle sorprese, anche un accelerometro. Anche se comunque non è presente la batteria in dotazione, diciamo pure che sul PCB è presente in ogni caso una porta micro USB per caricare o ricaricare, in questo caso, la batteria che andremo separatamente ad acquistare. Io fortunatamente ne avevo una di un progetto dell'Eligo. Aggiungiamo una fase preliminare. Il software non è incluso nella confezione, ma va scaricato dal sito della Freenov. In ogni caso, all'interno della microbit è già presente una sorta di sketch di prova, giusto per giocarci amichevolmente, ma questa cosa non farà muovere ovviamente il vostro dispositivo. Quindi quello che dobbiamo fare ovviamente è scaricare il tutto e predisporre il nostro computer. Basterà prima di tutto scompattare il file zippato che abbiamo scaricato, installare dal Microsoft Store il programma Make Code for Microbit e ovviamente aggiornare il firmware, altrimenti non sarà possibile caricare gli sketch. La procedura è molto semplice, si tiene premuto il tasto Reset mentre si inserisce il connettore USB alla vostra microbit, lo si rilascia e grazie al drag and drop si effettua lo spostamento di questo firmware all'interno del nuovo dispositivo che si chiamerà Maintenance. Ovviamente in manutenzione è proprio il dispositivo predisposto. Fatto questo, si aspetta qualche secondo e il tutto sarà caricato. Fatto questo, ci possiamo muovere all'interno della cartella che contiene gli sketch e aprirne uno. Abbiamo scelto quello per il rilevamento degli ostacoli. Come vedete è molto molto intuitivo. I blocchi colorati vanno impilati o incastrati fra di loro, possiamo modificare le funzioni già presenti o implementarle con qualcun'altra
che possiamo comunque andare a selezionare dal menu. Ripeto, è abbastanza semplice, molto intuitivo, veramente veramente easy. Andiamo a caricare il nostro sketch, ma non dal programma, altrimenti comparirà un errore. Quello che dovremmo fare è nuovamente rivolgerci al vecchio e caro drag and drop. Quindi andiamo di nuovo sulla cartella dello sketch, selezioniamo lo sketch e lo trasciniamo sul dispositivo Microbit, che apparirà appunto nel riquadro dello spostamento alla nostra sinistra. Abbiamo provato di base soltanto 4 sketch che secondo me sono comunque quelli più interessanti. Il primo è quello di rilevamento ostacolo grazie al sensore ultrasuoni, una distanza minima è di circa 15 cm, ma abbiamo provato anche la modalità che sfrutta la tracciatura della linea nera grazie ai sensori TCR-T5000, in questo caso è un percorso simile a quello che abbiamo visto per la minicard di Eligo. E infine, anche questo molto carino, è il light following, cioè il dispositivo si mette a seguire una sorgente di luce. Ovviamente questo fatelo al buio, non fatelo in piena illuminazione, altrimenti il dispositivo potrebbe impazzire. L'ultimo sketch provato è quello col Bluetooth. L'app la potete scaricare gratuitamente dal Google Play Store ed è della Freenov. Una volta aperta basta attendere qualche secondo perché i due dispositivi si trovino. Possiamo farla muovere, cambiare il colore dei LED, utilizzare l'oscilloscopio dello smartphone. Traiamo un po' le nostre conclusioni. Prima di tutto parliamo di questo rover. La qualità costruttiva è sicuramente buona, è un prodotto che mi sento di consigliare vivamente ai beginners. Mi sento di dirvi che è anche venduto a un prezzo che però è un po' troppo alto, 58 euro su Amazon, trovate ovviamente il link in descrizione. Mi sembra un po' tanto per questo tipo di prodotto, che bene o male ha le stesse specifiche che troviamo nella mini card di Eligo, che è venduta a circa metà del prezzo. In ogni caso l'interfaccia grafica con cui avviene la programmazione in Microbit è sicuramente una marcia in più, soprattutto per chi deve iniziare a programmare o chi appunto si vuole iniziare ad avvicinare al mondo della programmazione. Ma ripeto, per me rispetto alla Eligo Car questo è un prodotto ancora più adatto alle scuole. Con questo è tutto ragazzi, allora noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi utilizzereste questo rover per imparare a programmare. Detto questo, trovate anche tutto non soltanto nella descrizione ma nell'articolo presente sul sito www.fatelodasolo.it. Mi raccomando, fate visita anche a quello. Un abbraccio quindi dal vostro Recitozze. Ciao!